Oggi facciamo il gioco dell'anniversario. Chissà perché nel mondo dell'arte, soprattutto e in particolare della musica, si cercano sempre gli anniversari per organizzare eventi, per produrre dischi, eccetera, eccetera, eccetera. E allora mi sono detto, qual è l'anniversario per eccellenza? I 100 anni di qualcosa. E allora, 2024... 1924. Mi sono detto cosa succedeva a livello musicale di interessante nel 1924. Apriti cielo. Diciamo decisamente un anno prolifico, ma più che un anno prolifico, certamente ancora un'epoca prolifica. Ho deciso quindi di focalizzarmi su due situazioni, due eventi, due nomi. Uno di là dall'oceano e uno di qua dall'oceano. Partiamo subito di là dall'oceano. Nel 1924 andava in scena per la prima volta Rhapsody in Blue, con lo stesso George Gershwin, l'autore al pianoforte, autore giovanissimo, giovanissimo, poco più che ventenne, e Paul Whitman alla direzione dell'orchestra alla Aeolian Hall. In quell'anno lì George Gershwin era già molto famoso in patria, ma era famoso più per i lustrini, diciamo così, per la sua attività di entertainer, per gli spettacoli musicali a Broadway e soprattutto come autore di canzoni, ma canzoni incredibili. Infatti proprio in quel 1924 vedeva la luce un pezzetto da niente, un certo The Man I Love, ma giusto per dirne una delle tantissime che il nostro ha realizzato insieme al paroliere di fiducia, mi verrebbe da dire un po' sminuendolo, che era il fratello Ira. Ma l'evento veramente determinante è questa Rhapsody in Blue. Gershwin infatti ha sempre un po' patito, per così dire, questa condizione apparentemente di inferiorità come semplice autore leggero, aspirando, cercando una propria visione della musica che si innalzasse dallo spettacolo di Broadway, che in qualche modo tendesse a conquistare uno spazio nel tempo sicuro, certo, definito come autore. E Gershwin riesce in questa impresa, evidentemente, e lo fa unendo i mondi, riuscendo a trovare questa sintesi incredibile fra il mondo americano, il nuovo mondo, i ritmi del nuovo mondo, il jazz, il blues, il gospel, con la musica classica. La musica classica, ripeto, verso la quale nutriva una sorta di soggezione, un timore reverenziale, ma anche un'aspirazione. E per tutta la vita Gershwin ha un po' inseguito questo, a partire da quel lungo viaggio che fece in Europa, a Parigi, in cui volle a tutti i costi incontrare Ravel, il grande Maurice Ravel, e a cui chiese lezione di composizione, no? Con grande modestia e atteggiamento propositivo, e credo che tutti conoscano la risposta che gli diede Maurice Ravel, ovvero: lei non ha bisogno di me perché potrebbe solo diventare un pessimo Ravel, mentre è già un gigantesco Gershwin. E questo taglia la testa al toro, per dire, nel giudizio definitivo su ciò che è stato Gershwin. Ma c'è un altro aspetto che voglio sottolineare di quegli anni, e diciamo in particolare di questo 1924, l'humus, il substrato su cui questi incredibili geni della musica si muovevano. Ebbene, a quella prima, alla Aeolian Hall di New York, erano presenti, e le cronache ce lo confermano, Sergei Rachmaninoff, era presente Yasha Eifetz e molti altri musicisti coevi che poi sono diventati e si sono affermati nel corso della storia del tempo per quei nomi che tutti conosciamo. Quindi era veramente una situazione incredibile, in cui il grande talento aveva l'occasione di esprimersi, di muoversi e di crescere. Venendo da questa parte dell'oceano, il 1924 non può non essere caratterizzato in primis da un evento luttuoso, dalla morte di Giacomo Puccini, El Sor Giacomo.
Giacomo Puccini, il massimo esponente del melodramma. Anzi, permettetemi, Giacomo Puccini è stato il melodramma, il paradigma del melodramma, l'essenza stessa del melodramma. Nel 1924, appunto, Puccini muore ancora giovane a Bruxelles per questo atroce tumore alla gola che l'aveva colpito da accanito fumatore quale lui era. E muore, come si potrebbe dire, letteralmente con la penna in mano. Infatti stava ultimando la scrittura del suo ultimo capolavoro, Turandot. Capolavoro che per l'appunto, per fortuna, riuscì a completare in tutte le aree, in tutte le parti fondamentali. Ma mancava, per così dire, il cappello di chiusura che venne portato così a termine da un suo allievo. Tuttavia nel 1926, quando andò in scena la prima, diretta dal maestro Arturo Toscanini, poco prima della fine Toscanini interruppe l'esecuzione e si rivolse al pubblico dicendo: in questo punto preciso il maestro è morto, e chiuse la rappresentazione. Dicevo, Puccini, re della melodia. Puccini è anche un autore a cui io sono indelebilmente legato. E questo suo essere, come ho detto poc'anzi, e non a caso, il re della melodia, ha segnato indelebilmente un po' tutto il mio percorso, il mio gusto e anche quello che io sono oggi come produttore. Per me la melodia, la struttura armonica tradizionale che vede come punta di diamante l'espressione della melodia resta qualcosa di imprescindibile. E questo io credo anche proprio per questo imprinting che io ho avuto fra i 10 e 12 anni, quando mio papà sapientemente iniziava a farmi ascoltare la musica che andava ascoltata. E Puccini regnava incontrastato. Mio papà, evidentemente, anche lui era molto legato a questa figura, a questo autore. E quindi, ripeto, fra i 10 e i 12 anni incoraggiò moltissimo la mia conoscenza di questo grandissimo toscano. Una delle melodie di cui ho memoria come folgorante, come immediatamente impressiva, è il famosissimo coro a bocca chiusa di Butterfly, che era usato, attenzione, come sigla di questo che all'epoca si chiamava sceneggiato televisivo, Puccini. Questo capolavoro assoluto della storia della televisione e della letteratura, mi verrebbe da dire, italiana, diretto dal grande Sandro Bolchi, in 5 puntate narrava la storia di Giacomo Puccini e lo faceva come si faceva a quell'epoca, ovvero in modo molto sereno, molto storicamente informato delle vicende umane e con il sostegno, il supporto di una scrittura di sceneggiatura impareggiabile e un cast di attori assolutamente formidabili e che in questo caso vedeva due punte di diamante in particolare, ovvero Alberto Lionello, questa figura incredibile, questo attore incredibile nel ruolo appunto di Puccini, ruolo che era inevitabilmente a lui destinato, un po' per la straordinaria somiglianza fisica naturale fra i due, un po' per come a Lionello si sia letteralmente personificato nell'essenza di Puccini, si sia identificato al 100%. Resterà infatti questo il ruolo determinante, secondo me, di tutta la sua pura, ampia e incredibile carriera. E poi Turiferro, altro attore gigantesco, a cui era stato affidato il ruolo altrettanto importante di Giulio Ricordi, ovvero colui che contro tutto e contro tutti seppe volere, sostenere e affermare Puccini. Ricordiamoci infatti che Puccini raggiunge il successo tutto sommato abbastanza tardi, dopo i 30 anni. Un inizio da bambino in qualche modo privilegiato, visto il ruolo del padre, prestigioso, docente di composizione, se vado a ricordare esattamente, ma che muore giovane e lascia la famiglia nell'indigenza. Quindi in realtà tutta l'infanzia di Puccini è all'insegna abbastanza della povertà, così come all'insegna della povertà
il suo primo periodo milanese, in cui studiando al Conservatorio di Milano, fra l'altro con la guida di un signore che si chiamava Amilcare Ponchielli come docente di composizione, lui afferma e delinea il suo gusto, ma lo fa, ripeto, nella povertà. Lo fa vivendo con questa compagna, attenzione, donna Elvira, una donna separata dal marito e già con una figlia. Siamo alla fine dell'Ottocento, se queste cose oggi possono sembrare assolutamente normali e banali, se vogliamo, neppure da sottolineare, per l'epoca era qualcosa di veramente clamoroso. Ebbene, questa vita bohémienne, e scusate la citazione, nelle case da ringhiera della vecchia Milano, caratterizzano questo primo periodo. Primo periodo che può esistere comunque, pur nella povertà, grazie appunto al sostegno, al sostentamento di un Giulio Ricordi che vedeva in questo giovane toscano l'erede di Verdi. E questa è l'altra leggenda, questa ricerca in quel momento di un erede al grande maestro che ormai volgeva in qualche modo alla fine anche della sua vita, come sappiamo, e questo identificare in qualche modo Puccini piuttosto che altri come l'erede di Verdi. Allora, forse Puccini è stato erede di Verdi in termini di notorietà e importanza, ma stilisticamente secondo me si stacca abbastanza dal maestro Emiliano. Perché, ripeto, Puccini ha fatto dell'ossessione d'amore la sua stessa ossessione. Tutte le grandi eroine delle grandi e non molte opere di Puccini muoiono tragicamente. E questa è l'essenza del melodramma, alla fine. Da Manon a Bohème, a Tosca, a Turandot, a Butterfly. Storie d'amore tragiche e disperate in cui la melodia è la sottolineatura più alta e struggente possibile. La melodia, questa grande dimenticata dei giorni nostri. Ebbene, la vita di Puccini è stata anche essa stessa una narrazione continua dell'essenza della sua arte, cioè è stata una di quelle figure in cui l'arte era strettamente e inscindibilmente legata alla vita. Un innovatore per certi versi anche dal punto di vista del movimento. Siamo alla fine dell'Ottocento e viaggiare non era ancora la cosa più agevole. Ebbene, Puccini, fermo restando il nucleo in cui lui riusciva unico a comporre, ovvero la sua defilata casa di campagna in riva al lago, quel luogo mitico che oggi si chiama non a caso Torre del Lago Puccini, dove appunto lui esclusivamente lì riusciva a comporre, alternando la composizione per lo più notturna a queste grandi battute di caccia e poi mangiate e bevute con gli amici di sempre. Ebbene, lì lui componeva, c'era il fervore creativo concreto diretto, ma gli stimoli arrivavano molto anche da questi suoi lunghi viaggi a Parigi, a Londra, fino agli Stati Uniti d'America, dove si ferma a lungo e dove trae ispirazione per La fanciulla del West, un melodramma abbastanza atipico e che cercava anche lì di prendere e cogliere gli echi che aveva raccolto di questa musica nuova, ed ecco in qualche modo il collegamento anche con il discorso di Gershwin che ho fatto poco fa. Insomma, Gershwin, Puccini, ma poi veramente anche tantissimi altri, perché allargandoci da quel 24 e restando fra gli anni 10 e gli anni 20, stava nascendo di tutto e di più, cioè la musica viveva un momento di grande fermento, di grande interesse, attenzione, grande fermento e grande interesse assolutamente sotto i riflettori, perché questo è l'altro elemento determinante di quel periodo, cioè la grande arte, i grandi autori erano alle luci della ribalta. E questa forse è la grande differenza con il 2024. Già, perché se noi oggi andiamo a vedere cosa c'è sotto la luce della ribalta, pausa in stile celentano.
non c'è nulla. Oggi, alle luci della ribalta, non c'è nulla. Non c'è nulla di importante, non c'è nulla di significativo. Alle luci della ribalta c'è solo orrore, puro orrore. Cosa vuol dire? Che oggi non c'è la grande musica? Assolutamente no. La grande musica c'è sempre stata, c'è e ci sarà sempre. Quello che fa la differenza è la volontà di portarla in luce o meno. E inevitabilmente oggi, che viviamo in un'epoca politicamente caratterizzata dalla dittatura, da uno dei più feroci sistemi totalitari della storia dell'umanità, non c'è nessun interesse a esaltare la vera arte. C'è interesse a esaltare il brutto, quel brutto che porta a un appiattimento culturale, a una lobotomizzazione della popolazione e dell'umanità. E questo è il motivo per cui oggi, 2024, la maggior parte del pubblico, il pubblico spettatore, il pubblico dei non addetti ai lavori, non è in grado di riconoscere e identificare l'arte. E purtroppo si convince che quello a cui assiste è arte. E questa è la doppia valenza negativa di quanto sta accadendo. Ripeto, i grandi autori, i grandi compositori, i grandi interpreti, la grande musica c'è anche oggi, ma è nascosta nelle catacombe, in penombra, riservata a pochi che sanno andare a trovarla, quei pochi che prendono la lanternina e anziché subire quello che viene a loro proposto e imposto, vanno a cercare sottotraccia per trovare l'essenza della grande musica, della grande arte, che pure, ripeto, continua ad esistere. Però bisogna andarla a cercare. E questo, se vogliamo, è il senso un po' di tutto il video di oggi. Bene, credo di poter concludere qui. Non ho veramente molto altro da dire al riguardo e spero ancora una volta di avervi stimolato a nell'andare a ripescare lo sceneggiato di Puccini per la regia di Sandro Bolchi e con il grande Alberto Rionello. E B, andate a cercare il Giacomo Puccini di oggi, che da qualche parte sta nascosto di sicuro. Inevitabilmente, inesorabilmente, quindi, anche per oggi, that's all, folks.